Sono estremamente soddisfatto perché penso che la squadra abbia espresso tante cose sul campo, abbia vinto meritatamente e c'è sempre stata un'identità chiara della squadra. Sono piaciuti gli smarcamenti, mi sono piaciute le aggressioni, le pressioni. Penso che sia stata una prova positiva, ma è la testimonianza di quello che vi ho detto tante volte, che è un gruppo che si allena nella quotidianità del lavoro, è sempre molto attenta e che si allena molto bene. Questa è la risposta anche da coloro che fino a questo momento avevano trovato meno spazio. Ma penso che sia stata una prova buona generale. Penso che fino a quando è stato in campo Trasciani e poi anche Bellucci quando è entrato abbiano fatto molto bene, sia a livello difensivo che di reparto che in costruzione. Fiorani, secondo me, ha fatto un'ottima gara in entrambe le fasi di gioco, in un ruolo anche una posizione un po' nuova per lui, perché solitamente è sempre stato impiegato da mezzala, però secondo me lui ha anche questa capacità di interpretare le due fasi di gioco e ha tanta intelligenza anche sulle linee di passaggio. E penso che questa posizione oggi l'abbia svolta veramente in maniera efficace e di qualità. E io anche agli allenamenti chiedo tanto, cioè io vorrei sempre vederli giocare ogni partita come si allenano. Di conseguenza ero convinto che la prestazione l'avrebbero fatta. Dal punto di vista della mentalità, questo è un gruppo che non è mai mancato. E quindi oggi ho avuto risposte positive da tanti, cioè ora ne ho elencate qualcuno, ma secondo me la prova è positiva per tutti coloro che hanno preso parte alla partita. Birligea, Trasciani ha un problema al piede che si porta dietro da tempo, nel calciare una palla ha sentito una fitta, un dolore. Non penso che sia niente, cioè non dovrebbe essere sicuramente niente di grave. È un po' un problemino stile quello di Kiere Mateng, un po' diverso nel dettaglio, però ecco, sono quei problemini che non sono niente, non rischi niente, però sono estremamente fastidiosi per un calciatore nel momento in cui vai a impattare con forza la palla oppure se devi portare un contrasto. Però non dovrebbe essere niente di che, mentre Rosso nell'uscita del portiere praticamente ha preso una ginocchiata sulla coscia, nel muscolo, e quindi è dolente, però insomma anche questo è il tempo di smaltire il colpo, però non è niente di particolare.